Stiamo lavorando su Tutto brucia. Già il titolo che viene da una frase di Cassandra nelle Troiane di Gian Paolo Sartre rimanda a uno spostamento, cioè partiamo dalle Troiane, da questo testo tragico importantissimo della storia, della nostra stessa storia, e per però fare uno spostamento, uno slittamento. Non ci interessa, come è già successo nel nostro percorso sull'Antigone, di rimettere in scena il testo tout court, ma quello che ci interessa è capirne la necessità e la pregnanza rispetto al momento. Qui ad India è il primo step di questo lavoro, il primo momento in cui ci troviamo sul palcoscenico. Un momento difficile anche per dire i palcoscenici, ma che abbiamo deciso di chiuderci comunque in sala prove per affrontare innanzitutto quell'atmosfera di cui parlava Daniela, cioè capire come questo nero, questa forza della tragedia può essere poi interpretata dalle nostre attrici, quindi come il corpo delle attrici. E insieme ad una cantante riesce a rimodellarsi a questa idea, a questo pensiero, a questa cosa anche più grande che è appunto un partire da una tragedia. Siamo in questa settimana di residenza a febbraio del 2021 al Teatro India con un progetto che avrebbe dovuto debuttare qui proprio questa settimana, Hedwig. È un progetto che ha come origine l'anitra selvatica di Ibsen. È un lavoro al quale personalmente sono molto legata perché attraverso quest'opera di Ibsen sono riuscita insieme a Luca, alla nostra collaborazione, a tirare fuori delle questioni per me molto importanti nell'azione, nella performativa, nel linguaggio, proprio anche nel come si agisce con la parola, quindi anche nel mio lavoro di interprete. La cosa che principalmente ci ha attratto sia a me che a Luca è stata la struttura dell'opera di Ibsen, ossia è una struttura piena di interstizi, e di complessità, di intarsi e di ritornelli, di tante tante parole, di pagine, di tantissimi personaggi. Abbiamo trovato, diciamo, tutta la musicalità, cioè una porta d'entrata e di sfruttare tutte le parole di Ibsen come se fosse un'opera lirica fatta però contro la rappresentazione. FF è un acronimo che sta per la notazione musicale di fortissimo, full frame, sta per fist fucking, sono tutte informazioni che abbiamo utilizzato a livello compositivo poi nel lavoro. Non portano un significato ma diventano elementi tecnici che vengono applicati ad esempio, non so, alla temporalità del lavoro o all'utilizzo dello spazio. E qui ad India questa residenza ci ha dato la possibilità di lavorare per la finalizzazione del lavoro. Stiamo cercando di definire come i vari elementi interagiscono tra loro, come dissolvere la scrittura nel lavoro senza farla emergere, quindi farla tornare un elemento performativo e non coreografico. Il lavoro che stiamo affrontando qui all'India, se dovessi descriverlo in poche parole, direi che è un mondo parallelo, alieno, distopico, post-nucleare, che prevede la copresenza di vari fattori che non hanno gerarchia fra di loro. Nella residenza a India di novembre abbiamo portato il lavoro Abstract, che è un lavoro che aveva già debuttato proprio al Teatro India nel febbraio del 2020. Abstract ha come oggetto il rapporto tra concretezza e astrazione. Certamente nel lavoro di creazione si condensa la raccolta coerente di un insieme di domande, di interrogazioni che vanno a costituire quel mettere in tensione la pratica corporea. E non è che il lavoro realizza pienamente le interrogazioni che prova a mettere in tensione, anzi, io credo fondamentalmente nell'impermanenza e per me il lavoro scenico è l'impermanenza. È per questo che ogni volta è la prima volta, è l'unica volta.